Niente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 9 sandwich misti, un pollo in gelatina, intero, Ma non mi dice niente, eh? Ma che sai un po'? Sì, offenda, insulti, mi maltratti! Oh! Ti è servito? Perché, scusi? Ti sei fatto male. E vai dall'infermiera del terzo piano, quella ti guarisce, ti mette il balsamo miracoloso. E com'è spiritosa! E ancora non ti ha fatto ridere come vorrei. Oh, quanto la fa lunga, oh! Stai zitto, che Fiorella è di là. Sì. Allora... 7 tartine di caviale, 10 marron glacé, una bottiglia e... Oh, buongiorno, Fiorella, ciao! Buongiorno! Staccato qua, sì. Sono 26 pezzi, sì. Un pollo e una bottiglia. Sì. Antonio ha detto che vuole 300 euro. Cos'è che vuole Antonio? Ma Antonio sogna! Ma sarà tanto se questa roba faccio, non so, 100 euro! Non è mica facile smerciarla, Soprattutto da quando gli ho portato le tartine e quei pallini da caccia al posto del caviare, dai! Ma sa bene che non è stata colpa nostra, è stato uno scherzo del conte Eratrio! Sì, no? E comunque vai, e se ti dovessi fare male... Non andare da un'infermiera qualunque! Ricordati che ci sono gli ospedali! Non ci sono ospedali per le ferite d'amore! Fiorella, quante volte ti ho detto di non girare per casa in pigiama? Fiorella, mi senti? Sì, mamma. E non avere sempre la testa fra le nuvole, soprattutto quando ci sono estranei. Scusami, mamma, ma quando mi sono alzata non c'era nessuno. Oh, santo cielo, cominci subito con quella maledetta canzone. Che bella mattinata. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a mess. And now someone else is getting all your best. Ma il babbo lo salsa? Che ne so, non ne ho neanche sentito rientrare ieri sera. E stamani non ha da lavorare? E chiedilo a lui, io non voglio neanche saperlo. Papà ti fa arrabbiare, vero? Ma devi scusarlo, lui è un poeta, è un artista, e allora se... E allora uno lo deve capire. E io non lo capisco perché sono una stupida, è un ritornello che conosco. Ieri il teatro era tutto esaurito e c'era un pubblico molto elegante. C'è stata molta animazione, soprattutto dopo il secondo atto. È durato più di un'ora. Anche Ilario Moretti, che in genere stronca tutti, ne parla bene. Un lavoro profondamente umano che ha preso il pubblico sin dalle prime battute. Dopo il teatro ieri sera sei passata da Roberta? Non mi è passato neanche per la testa. Bisognerà pure che qualcuno si faccia vivo. Può avere bisogno di qualcosa. Sono 3 giorni e 3 notti che balla. Se è così deficiente da partecipare a una maratona di danza, peggio per lei. Se lo sa papà, chissà come si arrabbia. Tuo padre farebbe meglio a stare zitto. In fondo sua figlia cerca di guadagnare. Deve essere bellissimo il teatro. Zia, mi lasci venire una sera? Vedremo, ne parlerò col direttore. E portala anche a teatro adesso, Tanto ne ha poche di fantasticheria per la testa. Non, scusa, ma non credo di fare nulla di male a sognare un mondo diverso da quelli in cui sono costretta a vivere. Sì, cara, ma la realtà è quella che è. E non basta suonare una canzone per credere di essere la bella Castellani in attesa del figlio del re. L'attesa è un'oasi nel deserto della vita, dice papà. Ha parlato Zarathustra. Qua siamo tutti artisti, qua tutti aspettano. Tuo padre aspetta che i popoli riconoscano il suo genio e intanto dorme. Tua sorella aspetta il sol dell'avvenire e intanto balla. Tu aspetti il principe azzurro e intanto suoni. E tu? Io aspetto ancora un po' e poi mi pianto tutti. Vai ad aprire, cara, chissà che non sia un biondo paggetto che ha fatto un messaggio d'amore. Ah,
fatto la carta igienica? Ma proprio qui te la dovevi far portare. Non potevi fartela portare ai gabinetti del teatro? Non mi fido. Ne sparisce sempre qualche rotolo. E con le mance che mi danno la sera bisogna stare molto attenti. Io stasera, oggi ho le prove, devo andare a fare le pulizie in teatro. Forse sarà fatto tardi. Fiorella, zia, vai a vedere sulla sveglia che ore sono, per favore. Sì. È inutile. Il tuo signor papà l'ha impegnata proprio ieri al Monte di Pietà. Di bene in meglio. Neanche più l'ora si può sapere in questa casa. Già, la più stupida sono io. Io che sono l'unica che tiene una vera posizione in questa casa. E gli unici denari su cui si può contare sono i miei. Donne, mi sono svegliato. Gioite popoli, è arrivata la grazia dal cielo. Ecco voi, Don Antonio la Grazia. Fresco, riposato e pronto ai più ardui cimenti. È pronta la colazione, donne? Buongiorno, papà. Buongiorno, delicato fiore di serra, sbocciato in questa plebea dimora. Donne, stanotte ho molto riflettuto. Eh sì, russando. Non lo escludo, ma io anche russando medito e dico, bello è il destino di colui il quale, pur avendo un ingegno superiore, sa rimanere nell'oscurità. Continua a non pagare la luce, vediamo, nell'oscurità ci rimaniamo tutti. Casalinga, taci e prepara il desco. Stamani vi accorgerete come i bagliori di questo ingegno possano rendere luminose le vostre grigie esistenze. E allora, mia cara, vieni, fatti dare un bacetto a papà. Come va la pittura, come va? Bene, papà, ieri ho dipinto ben 20 quadretti. Pari a? 800 euro. Brava! Mi raccomando, mettili da parte e non darli a nessuno, eh? Sei tranquillo, papà, non li ho ancora riscossi. Accidenti, mi servivano proprio 500 euro. Vabbè, pazienza. Roberta dov'è? E sta ballando! Ah, ma sono 3 giorni che non la vedo! Sta ballando da 3 giorni. E 3 notti. Fa una maratona di danza. Ah, ci mancava pure la maratona di danza. Con quel difetto che ha ai piedi. Ma papà! È l'orgoglio ferito di un padre che reagisce. E pensare che sognavo di farne una diplomatica. Ma come poteva fare la diplomatica se dopo la terza elementare hai messo a lavorare? Appunto, sognavo. Beh, cosa dicono i giornali della prima del tuo spettacolo? Che è stato un trionfo. Oh. Massimo Ranieri ha incantato tutti. Oh, le solite esagerazioni. No, deve essere proprio vero, perché da me, durante gli atti, non è venuto proprio nessuno. E si vede che non avevano bisogno della tua opera. Oh, il caffè è pronto, se no si fredda. Vabbè, io mi vado a vestire. E cosa mangio col caffè? Confetti. Per sostituire lo zucchero va benissimo, ma per mangiare? La mandorla dei confetti. Ma come, ieri ho portato quasi 3 chili di roba e non c'è più niente. E ho dato tutto a Marcello perché la vendesse e non posso fare la spesa fino a che non mi porti i soldi. E potevi dargli un po' di confetti e lasciare qualche sandwich. I confetti non li vogliono più. E li dovrei zuppare io nel caffè. E allora noi che cosa dovremmo dire? Che sono mesi che mangiamo e panini tartufati, beignet e vol-au-vent. Se non ci fosse stato Marcello a sistemare tutta la roba, non avremmo mai visto un euro con il tuo lavoro. Questo Marcello mi ha già rotto le scatole. E poi ti proibisco di paragonarlo a me. E poi mi ha antipatico. Gira troppo per casa. Che ora sono? Vai a impegnare la sveglia per sapere anche che ore sono. Ignora il tempo, dice il poeta, e sarai sempre giovane. Donne, vado a vestirmi.
niente, mi ha preso la maglietta di lana rosa perché era raffreddato. Mi ha venduto la valigia per comprare le decorazioni bulgare. Mi ha rovinato tutto il reggiseno. Io uno ne tenevo per trasportare dei meloni. Basta, non ce la faccio più. Ah, Marcello, vieni, vieni. Signora Luisa, è andata male, il mercato è a ribasso. Come sarebbe a dire? E niente, al gambero rosso, il pollo e le tartine non le vuole più. E poi di tutta sta roba vuole da 100 euro. 100 euro? 100 euro? Per tutta questa grazia di Dio. Strozzini. Tanto questa è la situazione, prendere o lasciare, no, niente. Me lo immaginavo. E anche oggi non mi posso comprare le calze. E io che io devo dire? Sapere. Io che devo dire con questa miseria? Ma infatti, come si fa a vivere in questa famiglia dove l'unica cosa che non manca mai è la miseria? A me mi hanno venduto pure le mutande. Ma devo andare in giro con quelle di lana della nonna. E io allora che non ho neanche uno straccio di vestito per uscire la sera. E anche se lo avessi, quello là non ha neanche una camicia per portarmi al cibo. Ma se per questo la posso accompagnare io? Tu stai zitto, porco. Calma, calma, mica l'ho offesa adesso. Certi inviti li vai a fare a quelle befane con le quali vai in giro. Ho capito, siamo nervosi oggi. Vabbè, allora decida cosa faccio di sta roba, io c'ho fretta oggi. Aspetta un momento. Sì. Antonio! Vi ho pregato tante volte di non alzare la voce. Cosa c'è? Marcello qui dice che di tutta quella roba danno solo 100 euro. Quanto danno? 100 euro, don Antonio, la verità, eh. A prescindere dal fatto che mi sei antipatico perché giri troppo per casa e se ti ingoccio che guardi mia figlia ti spacco la faccia. A prescindere, dicevo, io invece di vendere questa roba a 100 euro, sapete cosa faccio? La prendo e la scavamento dalla finestra. Volete vedere? Don Antonio, faccia un po' come vuole. Vuoi vedere? Vediamo, beh. Sono stato da tutti, Ma le quattro stagioni ci sei stato? Sì, però c'hanno ancora il prosciutto della settimana scorsa, E da zia Leonida? L'hanno arrestato ieri. E da Ercole? È all'ospedale perché l'ha menato la moglie e allora... Ma che bella clientela che abbiamo! E da Poldo ci sei stato? È proprio Poldo che per questa roba vuole da 100 euro, Giovanotto! Guardiamoci negli occhi! Sì! Quando ti metti in tasca? Io? Niente! Io capirai quello che mi danno, quello le porto! Lo faccio perché così sono affezionato a sta famiglia. Poi se lei vuole dare una mancia, io non dico che no, Un momento. Qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno psicoanalitico di grande interesse. No, io parlavo solo dei 100 euro, niente, solo 100 euro. Beh, vediamo un po' cosa si può fare. Io voglio solo 100 euro. Non voglio... 100 euro vuoi? Va bene, vai, portami questi 100 euro. Io insisto però sui 100 euro. Ma allora tu insisti veramente su questi 100 euro? Sì. Ma che credi, che io questa roba la vado a rubare? Io questa roba me la guadagno, me la sudo. È il compenso elargito alla mia professione di invitato. Sì, vabbè, è professione, ragazzi. Professione. Perché accodarsi a un matrimonio di gente sconosciuta, far credere agli invitati dello sposo di essere un invitato della sposa e viceversa, simpatizzare con parenti, intrattenere amabilmente persone di alto rango e mettere nelle apposite saccocce cibarie e assortite, è una vera professione che richiede talento, iniziativa e disinvoltura. E tutto questo non basta. Ogni tanto ci vuole una buona conoscenza, anzi un'ottima conoscenza di ogni branca dello scibile umano. Sì, perché io devo contattarmi da pari a pari con personalità del mondo della politica, dell'arte e della scienza. E non credete che sia facile dissertare sull'esistenza del neutrone positivo
mettendo nelle tasche 12 budini di riso, o parlare della politica del Medio Oriente nel Mediterraneo e far scivolare dolcemente 2 bottiglie di cognac nelle tasche. E tutto questo lei non lo chiama rubare, no? Ti proibisco di usare questa parola in casa mia, che disonora questa casa onorata. Rubare, rubare. È al padrone di casa, eh! Al padrone di casa? No! Il padrone di casa è proprio lui che ha messo queste cibarie varie, che i presenti hanno il dovere e l'onore di consumare. Di consumare. Sì, però io ho sempre saputo, almeno così mi pareva, che se un invitato approfitta dell'ospitalità per portare via un po' la roba, fa una figura meschina, L'invitato certamente, ma io no, perché a me nessuno mi ha invitato. Ah. Perciò il disonesto non sono io, ma quello sciacallo che mi vuole offrire 100 euro per 2 onestissimi turni di lavoro, un matrimonio ed un battesimo, senza pensare a tutto il resto che devo intrattenermi. Certo, le spese generali che io devo avere. Sì, vabbè, ma le spese generali, qua è arrivata la Montepaschi adesso, cioè... Perché? Questi abiti a noleggio, mica me li paghi te. E queste decorazioni, mica me le dà il governo. E le devo comprare io. Vendendo la mia sveglia. Questo è un altro argomento. Fa parte della politica economica interna. Sì, vabbè, Don Antonio, ho capito, però con sta roba cosa facciamo? E cosa facciamo? Cosa facciamo? Ecco, vedi, dai che devo dire. Che facciamo? Vai, vai da questo poldo e portami questi 100 euro. Come desidera. Beh, ragazzi, io... Fiorella! E tu stai sempre a papà a dipingere. Per favore, mi puoi prendere i guanti e il bastone? E quelli bianchi, papà? Certamente, mia cara. Vado al matrimonio Malaspina Ruspoli. Per le 11 sarò di ritorno. Don Antonio, dimmi. Non so se lo sa, ma ha visto che è quasi le 11, eh? Le 11? Ma il matrimonio era alle 10! Non ho capito, tu mi guardi a me. Ma perché l'ho fatta impagliare io la sveglia? Va bene. Pazienza, cosa devo fare? Vado a cambiarmi il mio aspetto mondano. Beh, arrivederci. Arrivederci, 100 euro, colpa vostra, colpa. Cerchiamo di sbrigarci, perché abbiamo perso anche troppo tempo in chiacchiere. Sì, non c'è problema, io adesso vado e vengo. Però, donna Luisa, io penso che se nessuno gliele regala le calze, con gli onesti proventi del suo marito, voi aspettate. Fai meno lo spiritoso, perché le mie gambe piacciono anche senza calze. Ma chi lo dice? Questo Marcello comunque mi sta antipatico pure a me, C'ha ragione Antonio che non lo vuole per casa. Si prende troppa confidenza. Poi hai visto come si sta comportando con quella infermiera del terzo piano? È vero, ma non è colpa di Marcello. È lei che è una civetta. Marcello qui, Marcello là. Sì, per ogni sciocchezza lo chiama in casa. Però intanto, così facendo, lui gli ha venduto tutta la mobilia. E gli sta bene a quella Befana, così impara. Buongiorno. Ho portato il nonno. Il nonno? E il nonno di chi? Io che ne so. E com'è? Voi dite il nonno e non sapete di chi è il nonno? E che ne so? Don Antonio me l'ha ordinato ieri sera e si è raccomandato di portargli il nonno per le 11. Oh mamma mia, di bene e meglio. Qui passiamo un altro guaio, eh? Antonio! Antonio! Oh, buongiorno Velluto. Mi vuoi spiegare che cos'è questa storia del nonno? Donne, non alteratevi, tutto rientra nei piani prestabiliti. Don Antonio, buongiorno. Spero di averla accontentato. Allora, sono 84 anni sulla sedia a rotelle.
arteriosclerotico, artritico, diabetico e completamente rimbambito. Ma le qualità ci sono, sì. Le qualità ci sono, prendo. Faccio attenzione che questo rischia di morire in casa, eh. Dio lo volesse, ma io non mi faccio troppe illusioni. Ma cosa stai combinando, eh? Adesso mi vuoi fare tenere un nonno in casa? Piange? È soltanto se gli date le pasticche di liquirizia. Ah, e senza pasticche di liquirizia? Canta. Oh, ma è un fenomeno! Sì, lo prendo. Quando me lo metti? Oi, ma qui siamo in pieno manicomio, eh. Adesso mi vuoi comprare un nonno, me lo vuoi fare tenere in casa. Ma io il nonno non lo tengo, io me ne vado. Ma dove vai? Vieni qui, che comprare? L'ho solo noleggiato per 4 ore. Come? Noleggiato? Sì, noleggiato. Allora? Sono 30 euro all'ora, per 4 ore... Facciamo 100 euro. E chi è Garibaldi? Don Antonio, cioè, trasporto, le pasticche di liquirizia, non mica... Va bene, lo prendo. Anzi, fai una cosa, me lo parcheggi all'ingresso vicino al corridoio? Grazie. Per il pagamento come facciamo? Ah, ecco, stavo proprio per... Vabbè, vuoi contanti sabato o confetti subito? Contanti subito? Mi dispiace, Luto, ma non ho liquido oggi. Vabbè, vorrà dire che aspetterò sabato. Però se avesse qualcosa da bere alla sua salute... Ma se le ho detto che non ho liquido! Vabbè, pazienza, vorrà dire che... Oh, mi raccomando, Don Antonio, il nonno... Sì. È una cosa delicata, a me. Per carità... Grazie, lasciatelo lì, vicino all'ingresso. Allora, spero che adesso ti vorrai degnare di spiegare la tua genialissima impresa. Genialissima e redditizia. Perciò, ascoltatemi bene. Perché io, purtroppo, ho bisogno della vostra collaborazione. E tutto deve svolgersi secondo metodo e disciplina. Ah, e che facciamo, lo sbarco dei 1000? Altro che 1000! Qui si tratta di almeno 20 o 30.000 euro. 30.000 euro! Già, e se ci sapete fare, anche di più. Perciò, ascoltate. Ieri, mentre fungevo da invitato alla famiglia Malaspina, ho avuto l'onore di intrattenermi con alcuni membri di quella famiglia. Durante questo fausto evento ho avuto l'idea, mentre si beveva, ho preso il calice e ho proposto questa bellissima cosa. Propongo di commemorare questo fausto evento costituendo un comitato benefico che porta un sorriso di sollievo anche a chi è nell'indigenza e nel dolore. Ma che bella idea! E lo avete costituito questo comitato? Certamente! E tu fai parte del comitato? Ma sicuro, sono il membro promotore! Che bel colpo! Ma non ti basta tutta la miseria che ci abbiamo addosso? Ma pure di quella degli altri mo ti deve andare a interessare. E cosa devo fare? E tu che cosa hai donato? Io? L'idea! L'idea di costituire il comitato. E ho nominato per primo una famiglia che si trova, anzi che giace, nell'indigenza e nel dolore. Bello. E chi sarebbe questa famiglia? La nostra. Mamma mia, qua passiamo un altro guaio. Ma che guaio? Perché la nostra forse non è una famiglia che giace nell'indigenza e nel dolore? E a chi dovevo nominare? Una famiglia estranea. Io ho una certa responsabilità. Sono il membro promotore. Forse l'idea non è cattiva, eh? Ma che cattiva, è un'idea genialissima, come tutte le idee di Don Antonio La Grazia. E mi raccomando, comportatevi bene perché tra un po' saranno qui, eh? Il comitato... Certo,
Viene qui, certo. Dobbiamo venire a constatare le vostre condizioni miserevoli. Ecco. Ma se ti trovano qui? Come se mi trovano qui? Figlia mia, mi devono trovare, perché io sono il membro promotore giunto leggermente in anticipo. Mi raccomando, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Cosa dovete fare? Fate una cosa, perché questi qui se c'è un po' di roba, fate sparire ogni segno esteriore di ricchezza. Ecco, togliete tutto, dobbiamo rimaciarci, mi raccomando, eh? Sì. Bene, bene. Ecco la radio, Fiorella, togli anche la radio, sti qua.